Erano circa una trentina gli attivisti che si sono dati appuntamento stamattina all'inizio del cavalcavia che porta al molo Norimberga. Un'adunanza convocata per protestare contro il transito dei tir in città e contro quella che definiscono un'arrogante tirannia. I nuovi orari della cartura applicati dal gruppo Franza in disprezzo alla volontà del sindaco e di quei cittadini che non ne possono più di accettare un fuoco incrociato di tir che sbarcano e imbarcano dai porti del centro e si riversano in alcune delle vie più trafficate e pericolose della città. Gli orari estivi che porteranno decine e decine di tir sulla via La Farina alle 11 e alle 15 entreranno in vigore dal 1 luglio. Proprio per questo gli attivisti annunciano una nuova protesta e si sono già dati appuntamento a domani mattina. Francamente siamo rimasti sorpresi perché tutti annunciavano l'inizio del nuovo orario per il 30. Quindi noi siamo venuti qui con l'intenzione di manifestare la nostra ostilità al fatto che un'ulteriore, diciamo, onda di tir possa assalire la città. E abbiamo contestato, detto le nostre ragioni, domani saremo nuovamente qua per fare quello che volevamo fare oggi. E qualora il sindaco a partire dal 20 luglio insomma, bloccasse il transito su quest'area e successivamente i Franza dovessero insomma, impugnare il provvedimento, ci dobbiamo aspettare insomma, proteste ancora più forti? Sì, noi bisogna secondo me distinguere il piano amministrativo dal piano delle mobilitazioni sociali. Questa città naturalmente si è sempre mobilitata contro i tir, l'ha fatto indipendentemente, i movimenti hanno fatto in piena autonomia. Il sindaco è ovviamente, diciamo, deve seguire anche un iter amministrativo, trovare tutti gli elementi corretti per essere inattaccabile, costruire un'ordinanza che sia inattaccabile. I movimenti però hanno dei tempi, si possono permettere dei tempi molto più accelerati e molto più presenti diciamo, all'evolvere della situazione.